si è svolta ad Osimo lo scorso 19 dicembre la prima edizione di Tennis sotto l'albero, manifestazione organizzata da Diego Narciso e Federico Giulio Dori per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro la leucemia nel ricordo di Federico Luzzi. Ci sono persone veramente che hanno capito lo spirito di questo evento, sanno, fra l'altro io, non è stato ancora annunciato pubblicamente, però desidero che il ricavato di questa lotteria rimanga qui ad Aila Ancona per aiutare proprio i malati del territorio, perché Fedelux vuole donare per, cioè, come dire, non portare via fondi, quindi di sicuro tutto quello che viene raccolto qui dalla lotteria rimane per Aila Ancona, per i malati di questa cittadina. Solidarietà, tennis e divertimento, tre ingredienti che hanno appassionato il pubblico marchigiano a corso numeroso al Pala Bandinelli. Tanti i campioni del passato e del presente che hanno aderito all'iniziativa prendendo parte a questo pomeriggio di Team Tennis. Oltre a loro, anche protagonisti di altri sport come l'ex ciclista Andrea Tonti e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi, il giornalista Francesco Giorgino e due tennisti amatori, Moschella e Savelli, che attraverso la vittoria in due tornei del territorio hanno ottenuto il diritto a partecipare alla giornata di Osimo. C'è il grande, attenzione, Moschella, lui ha vinto, ragazzi, ha vinto il torneo, vieni Gloria, vieni. Lui ha vinto il torneo praticamente di quelli che steccano, vuol dire che ha perso al primo, dimmi. Cioè uno dei loro due o l'altro, ma ha battuto il mio ex allievo in finale, è disperato che ha perso in finale, non gioca con me. E invece? Che diciamo? Ma ce la mettiamo tutta. Anzitutto giochi con una bellissima ragazza e quindi già questo è un vantaggio. Vantaggio è una bella cosa, importante. Le fotografie e tutto, esatto, ci sta. Da quel punto di vista siamo a posto, il resto quello tennistico vediamo, ce la mettiamo tutta, speriamo di... Sono seri, circostanze... La tattica, sì. Grazie di essere qua per Federico, prima di tutto, che è importante, poi... E poi è sempre bello, queste sono occasioni belle, dovremmo farne qualcuna in più. Dai, adesso ci impegniamo, tutti quanti insieme, speriamo che la gente piaccia e speriamo di farne di più. Lucone ci ha dato una grande mano a venire qua, anche se stanco, morto alla fine dell'anno, ha fatto un anno pazzesco. Questo adesso, che dici? Come ha detto Sandra... una cosa bellissima, nel senso che, come diceva proprio lei, sarebbe bello poter farne altre, insomma, mi piace, è sempre bello, agonistica, dai. Lacrime al Pala Bandinelli, perfetto. Ma la giornata del palazzetto anconetano era iniziata all'ora di pranzo, quando i migliori ragazzi del territorio hanno avuto l'opportunità di fare qualche scambio con Diego Narciso e anche di apprendere qualche segreto dall'ex azzurro, che si è messo a completa disposizione. Intanto lo spogliatoio era pronto, l'attesa cresceva.